Il girone d'andata sta per terminare, questa è l'ultima partita dell'anno solare per il Monterosi a Teramo, campo di gioco casalingo per la stagione 2023-2024 in Serie C per il Monterosi. Monterosi che gioca con la casacca bianca, risponde la Turris con quella rossa abbittante, approfitta di un errore di Esposito, serve Costantino al 14° il gol del vantaggio del Monterosi. Bittante, bravissimo nel recuperare il pallone su questo disimpegno errato della difesa della Turris, serve in maniera altruista il compagno meglio piazzato ed il Monterosi va in vantaggio. È un gol che testimonia l'ottimo inizio di gara di un Monterosi che per tutto il primo tempo domina e guadagna un rigore con Parlati su fallo di Maestrelli. Dal dischetto quindi può andare nuovamente Costantino, che può farsi perdonare errori di altre giornate, decide di cambiare angolo e questa volta non sbaglia. Costantino per il raddoppio personale e del Monterosi. Sale a quota 6 in classifica marcatori il bomber numero 9 del Monterosi. Grande esultanza naturalmente da parte di una squadra che ha visto il ritorno in panchina di Stefano Romondini. Attenzione però alla Turris che non molla e nel finale di primo tempo, esattamente nel recupero, trova il gol con Maestrelli che si fa trovare pronto su una palla smanacciata da Mastrantonio e si fa perdonare l'errore sul rigore con questo esterno a depositare a porta sguarnita. È un gol che ridà morale alla Turris che inizia all'attacco il secondo tempo fino a quando non trova il 2-2. In Mischia, cross deviato, la palla che resta lì, batti e ribatti, la decide Nocerino che scarica in porta tutta la sua rabbia per il 2-2 della Turris al 58° minuto. Una Turris che, rinfrancata dal gol nel finale della prima frazione, inizia nel migliore dei modi la ripresa e tiene sempre in costante difficoltà il Monterosi. Realizza il 2-2 e 5 minuti dopo va anche in vantaggio. Imbucata centrale con il pallone che arriva a Maniero, il quale non sbaglia davanti a Mastrantonio. Grande esultanza dei 19 tifosi della Turris giunti per sostenere la propria squadra. E Maniero torna al gol dopo 15 giornate. Rete da attaccante puro con questa deviazione sotto porta, fulminea e veloce. Sul 3-2 il Monterosi si rituffa l'attacco, c'è ancora tempo e va a segnare all'86° con Vano, altro assist di giornata per Bittante che schiaccia questo pallone in maniera perfetta, servendo così a Vano il gol con la specialità della casa, il colpo di testa. Monterosi, che ha a disposizione 4 minuti più recupero, si butta all'attacco ma lascia delle praterie, si inserisce De Felice, bravissimo nel superare Mastrantonio, ma deve fare i conti con un recupero strepitoso di Sini, un intervento tra i migliori della stagione per quanto riguarda la difesa. E noi ci sentiamo la conferenza stampa di Romondini dopo il 3-3 tra Monterosi e Turris. Mister Romondini, dalle statistiche il pareggio era quasi scontato tra queste due formazioni, come è arrivato però ha sicuramente sorpreso tutti e lasciato anche un po' di spettacolo agli spettatori in TV. Diciamo che sì, alla fine i ragazzi sono stati molto bravi perché naturalmente non era facile dopo aver subito due gol in 5 minuti e la Turris ha ribaltato il risultato, non era facile riagganciare e poi avere anche occasioni per magari vincere questa partita. È chiaro che sono contento della prestazione perché hanno dato tutto, devo fare i complimenti perché non era facile. È vero che bisogna migliorare qualcosa perché col doppio vantaggio magari se riuscivamo ad andare alla fine del primo tempo in vantaggio di due gol magari la reazione subito nella ripresa sarebbe stata diversa. Invece siamo entrati diciamo un po' timorosi e ripeto,
siamo andati un po' in difficoltà, però devo dire che c'è stata una grande prestazione. Alla fine, ragazzi, si meritavano qualcosa in più, però bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Quindi vedo che comunque è una partita difficile, con una squadra forte. Comunque alla fine, ragazzi, sono riusciti a portare un punto a casa. Come ha trovato la squadra dopo questo periodo lontano da un gruppo che lei aveva costruito in estate? Ma sicuramente si è visto in campo, si è visto sia dai primi 11 sia da quelli che poi sono subentrati. Si è vista la voglia di non mollare mai, la voglia di sacrificarsi, hanno dato tutti quanti il 100%. E purtroppo non sono riusciti a portare a casa la vittoria, non siamo riusciti a portare a casa questi tre punti che naturalmente erano fondamentali. Però ripeto, sono molto soddisfatto di loro, di come sono messi a disposizione, di tutto quello che hanno dato e del sacrificio che hanno messo, perché ripeto, soprattutto in questo momento riagganciare un risultato dopo essere andati prima in vantaggio e poi in svantaggio di un gol non era semplice per una squadra e per un momento particolare. Invece ho degli uomini in campo che fino alla fine non hanno mai mollato. Purtroppo, tra i tanti problemi avuti in questo girone d'andata, a fare la differenza sono stati anche gli infortuni. Qual è la situazione dei giocatori che ancora non sono disponibili? Ancora abbiamo fermi Cinaglia, Tartaglia e Altobelli, però per influenza. Oggi a fine primo tempo ho dovuto fermare Parlati perché ha risentito un problema al quadricipite destro. E insomma, questa è un po' la situazione, però Crescenzi sta riprendendo, però ripeto, non dobbiamo vedere le cose negative, nel senso a quelli che magari per adesso non sono a disposizione, ma dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo come è stato fatto oggi per cercare piano piano di risalire e di fare dei punti importanti. Ecco, il segno del poi, l'infortunio di Parlati forse ha condizionato quell'inizio del secondo tempo, perché sicuramente nella prima frazione a centrocampo aveva dato molto. Ma sicuramente magari era un cambio che non avrei fatto a fine primo tempo, quello sì, però devo dire che comunque chi è entrato ha dato il suo contributo. Naturalmente quando una squadra magari soffre un po' 10-15 minuti non è colpa di un solo giocatore, ma insomma è colpa anche del momento, no? Che ci può stare una squadra che sta in svantaggio, come noi quando siamo andati in svantaggio che abbiamo messo un po' di pressione, siamo andati un po' più avanti, abbiamo avuto un po' più di coraggio e poi alla fine abbiamo pareggiato. Però ripeto, sono molto molto contento di tutti i ragazzi e anche di quelli che sono subentrati, perché sono tutti entrati con la testa giusta. Qualche curiosità? Ok, grazie, grazie mister. Grazie. Buona serata. Grazie.